oggi a Flash un estratto della Life. Abbiamo parlato di imprenditoria giovanile con Davide Gubellini dell'ACLI e la cantautrice Ida Matera, in arte Malvida. Bentrovati e bentrovate, ciao a tutti, un'altra puntata di Flash Giovani Live, il programma dell'ufficio giovani del Comune di Bologna. Oggi ci occupiamo di autoimprenditorialità. Un saluto e un ringraziamento a Fabrizio Colliva, la regia. Vado subito a presentare i nostri ospiti: Davide Gubellini, il nostro esperto consulente che tiene per noi anche uno sportello rivolto ai giovani. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Parliamo anche di... Ci confrontiamo anche con la musicista Ida Matera in Alte Malvida. Ciao Ida. Davide, ci parli dalla macchina, ti abbiamo disturbato addirittura durante le tue vacanze. Saluto. È stato un piacere. E proprio abbiamo questa inquadratura on the road fantastica. Ti ringraziamo infatti per essere stato con noi oggi. Saluto e do la parola a Katia e Rosa, le nostre giovani redattrici, che hanno anche messo a punto e confezionato un servizio su giovani realtà di autoimprenditoria che vedremo nel corso della puntata. Rosa e Katia, buongiorno. Ciao. Ciao, grazie Serena. Prendo subito la parola e chiedo a Davide. Ciao Davide, grazie di essere qui. Ti volevo chiedere, sei già da diversi anni con noi nel tuo sportello, ci vuoi raccontare un po' cosa fai e di cosa ti occupi? Volentieri. Sì, in effetti sono ormai 3 anni che all'interno del servizio di coprogettazione tra le ACLI di Bologna e il Comune ho il piacere di poter offrire questo servizio di consulenza gratuito a tutti i giovani fino ai 35 anni che sono interessati ai percorsi di autoimprenditorialità. Questo avviene all'interno dell'ufficio Informa Giovani, che offre insieme a questo servizio altre consulenze gratuite. Ormai in 3 anni abbiamo avuto il piacere di avvicinare, o in modo collettivo oppure in modo individuale, più di 230 richiedenti il servizio di consulenza. E poi, così, a me piace ricordare che precedentemente al Covid il servizio era fornito in presenza, ovviamente, negli uffici del Comune in Piazza Maggiore in 2 giornate previste nel calendario mensile. In realtà, grazie appunto a questi strumenti, ai device, è possibile oggi poter richiedere una consulenza e ottenerne un incontro virtuale nello spazio di 3-4 giorni al massimo. Quindi mi piace dire questo, che a dispetto dell'isolamento imposto da questa emergenza sanitaria, riusciamo a fare un servizio anche più frequente. Noi ti ringraziamo anche per questo, Davide, perché insomma si è un po' fermato tutto, invece tu hai continuato. Grazie. E hai anticipato un pochino quella che era la nostra anche curiosità su appunto come si è svolto tutto durante la quarantena. E allora mi approfitto per chiederti, per un po' sfruttare la tua esperienza di diversi anni, e chiederti un po' magari qualche statistica circa i giovani che sono passati da te in questi anni, tutte queste richieste insomma che hai avuto. Dicci un po'. Certo, con piacere. Ma intanto mi piace dire che le ragazze sono protagoniste, cioè fatto 100 il numero dei richiedenti, sicuramente un valore superiore al 60% è costituito da ragazze che chiedono appunto informazioni e consigli sul come procedere in un percorso di autoimprenditorialità. Un altro elemento che credo importante è dato dal fatto che circa il 55% dei richiedenti dispone già di una laurea, mentre per un 37% si tratta di ragazzi o ragazze che hanno terminato gli studi secondari di secondo grado. Uno dei settori più rappresentati nelle domande è quello dei servizi. Seguito a ruota dal commercio, ovvero molti si orientano in una società
trasformazione come quella in cui stiamo vivendo, appunto utilizzando il settore dei servizi piuttosto che quello, per esempio, dell'industria o dell'agricoltura, che sarebbe sostanzialmente anche un percorso culturale del nostro territorio. Molti hanno, la maggior parte hanno già un progetto di impresa individuale, cioè sono una minoranza i richiedenti che si orientano a progetti di imprenditorialità che comportino la presenza di soci. Bene. Chi sei? Caterina, co-founder di Bioverse, è una startup innovativa che progetta dispositivi sul concetto di frugal e reverse innovation. Il mio personaggio si chiama Malvida, io mi chiamo Ida. Ciao, io sono Andrea e sono uno dei founder di Wine Library, conosciuta anche come Latte per Bere. Sono Enrico Diotto, amministratore di una società che si chiama OACP. E noi ci occupiamo di reagenti che riducono i tempi e i costi dei test per i pazienti con cancro. Qual è la cosa che vi ha distinto dagli altri? Un team molto affiatato e determinato, e lo sfondo sociale del nostro progetto ci motiva fortemente a fare qualche sacrificio in più anche. Scendere a compromessi a discapito ovviamente degli ascoltatori. Forse mi distingo il fatto che come va, va, ma io sono così. E perciò ci siamo distinti fin dall'inizio per proprio la qualità del servizio, quindi la consegna era in 30 minuti alla temperatura giusta, quindi la birra arriva fredda, il vino bianco. Rispetto, diciamo, ad altre aziende che operano nel nostro stesso settore, i nostri prodotti sono attualmente quelli che hanno più performance, più performanti del mercato e che consentono un miglior utilizzo da parte dell'operatore senza dovergli stravolgere la vita del laboratorio. Ok, qual è stata la scintilla per avviare il vostro progetto? L'idea nasce da un progetto universitario, poi siamo stati selezionati per lo Startup Day 2019 dell'Unibo e da lì abbiamo capito che l'idea poteva essere un'idea imprenditoriale. Allora, da una parte ho cercato sì la strada più semplice per me, ma anche la strada più difficile per l'imprenditoria, nel senso, appunto, questa sono io, se ti piace è bella, se no non canto come X. E questo percorso si è aperto appunto durante l'ultimo anno dell'Accademia, quando ho deciso di mettermi in proprio, ma a livello proprio artistico. Wine Library nasce grazie agli sforzi che abbiamo fatto io e il mio socio inizialmente. Si parla infatti in gergo di bootstrapping. Noi non abbiamo avuto investitori nel primo periodo, nel primo anno, e quindi abbiamo dovuto investire sia i nostri risparmi che il nostro tempo per far crescere l'azienda. Diciamo che la scintilla, se così la si vuole chiamare, è stata un po' il desiderio di voler essere noi i primi a portare questo tipo di marketplace in Italia. E il territorio bolognese è stato fertile in qualche maniera per il vostro progetto? Siamo accreditati dall'Università di Bologna che ci ha dato un supporto fondamentale. Lo reputo fertile perché comunque siamo tanti a Bologna, nel senso che poi la gente si ritrova negli stessi posti perché ha gli stessi interessi, guarda caso, giustamente, e gli stessi ideali e poi si fa gruppo. E ho trovato tanti colleghi a Bologna, tanta gente che vuol fare. È stata per l'appunto la prima città ad aprire dopo Milano e la scelta è ricaduta proprio sulla vostra bella città perché ha visto i Natali per l'appunto di Pizza Boh, come dicevo prima, perciò per noi era un territorio per l'appunto che presentava delle caratteristiche molto invitanti. Abbiamo avuto di fatto parecchio supporto, ecco, diciamo così. Ovviamente l'Emilia-Romagna è una regione che è molto più forte, soprattutto i dintorni di Bologna, sulla meccanica o sulla strumentistica da laboratorio, per cui non abbiamo trovato proprio un cluster di supporto, diciamo, commerciale, per modo di dire. Tuttavia, sicuramente l'Università di Bologna ci ha dato la possibilità, grazie a questo programma, di avviarci. Volevamo chiederle se si fosse reinventata in quarantena. Sì, mi è capitato di reinventarmi in quarantena, è stata una sorpresa anche per me. Sono capitate diverse cose, ossia la prima è una collaborazione testuale.
quale in realtà avevo sempre non rifiutato, ma ero convinta del fatto, no? Che i testi dovevo farli io, in quanto un casino di cose da dire. E infatti ho sempre accettato collaborazioni musicali, ma non testuali. Questa collaborazione invece è arrivata in quarantena da parte di un mio amico, che saluto se ci sta guardando. È un mio amico, un gemello e una fiamma e qualsiasi cosa di bello che il mondo mi potesse offrire. E abbiamo collaborato per questo pezzo che si chiama Cosmopolitan, che lascio aperta la domanda. Cosmopolitan o cosmopolita, fate voi, dipende come la vedete. E anche lì, visto che ci tenevo e comunque ogni canzone ha il suo video, ho fatto il video in una notte, ho realizzato il videoclip in una notte. Utilizzando delle GIF di manga, anime diversi, e mi sono chiesto, no, come potrebbe filare questo video, visto che non abbiamo del materiale? E l'ho fatto filare semplicemente utilizzando delle scene dove erano visibili solo le mani dei personaggi, cioè del personaggio in questo caso, che sembra appunto uno che vive la sua storia anche a tema quarantena, un po' come la stavo vivendo io, perché abito sola e col mio cagnolino. Infatti c'è anche un animale nel video che compare 2 volte. E questa collaborazione è stata interessante anche perché è avvenuta totalmente per telefono. Noi ringraziamo per essere stati con noi. Questa puntata è stata veramente importante e utile anche per noi perché abbiamo imparato un sacco di cose. Faccio veramente complimenti anche a Katia per questo servizio che è stato davvero davvero interessante. Noi vi lasciamo con un video di Malvida e vi ringraziamo ancora una volta per essere stati con noi. Ringraziamo Davide Gubellini, Fabrizio Colliva e anche Rosa. Saluto tutti e ci vediamo la prossima puntata di Fresh Giovani Live.